dire Basile, avevamo fatto lo studio anche economico. Per esempio, l'azienda partecipava con Torre Ancellara. L'alienazione di Torre Ancellara era parte del progetto. Poi i 150 milioni della regione diventavano quindi circa 50 più 150, 200, e la parte di project financing che investiva la parte del progetto e la parte commerciale. Quindi l'ingegnere Basile e i suoi collaboratori, quando hanno programmato poi la parte economica, si sono confrontati con quelli che erano, perciò lei è una persona leale, ha detto io non lo conoscevo, te ne manderemo una copia, ingegnere Basile. Adesso non so io a dove le dico, però al direttore dobbiamo far avere una copia. Perché noi abbiamo studiato tutti gli ospedali, l'ospedale, l'azienda ospedaliera di Ferrara, l'ospedale di Milano, l'ospedale del mare di Napoli, l'abbiamo studiato al punto che poi io ne sono il presidente della commissione di collaudo dello studio dell'ambiente. Quindi per forza. Allora siamo stati capaci, il problema è che ci è mancata l'interlocuzione. E quindi ecco che qua stavolta vorremmo avere l'interlocutore. Parte integrante dell'interlocuzione è la direzione generale dell'azienda, cioè non abbiamo mai tenuto fuori l'azienda da questa progettualità. Noi avevamo messo a disposizione le nostre competenze, i nostri costi zero per poter dare all'azienda la possibilità di una progettualità che potesse commisurarsi. No, mi fermo. Io non ho parlato da